Sono trascorsi 25 anni da quel tragico evento. Ricordare oggi un nostro collega che ha speso la propria vita nell'adempimento del proprio dovere al servizio della collettività, al servizio della gente. Sono passati 25 anni dall'omicidio in servizio di Francesco Tammone. La cerimonia in questura alla presenza di istituzioni e forze dell'ordine per ricordarne il sacrificio. Si è sacrificato per noi, per assicurare a noi i nostri diritti, la nostra libertà. Questo lo dobbiamo ricordare sempre, non dobbiamo mai dimenticarlo. Il silenzio e la preghiera e poche parole per sottolineare come l'impegno di Tammone sia quello di tutti gli uomini dello Stato. L'omaggio alla madre Carmela, poi un passaggio insieme a Libera Basilicata sul luogo dove il 10 luglio 1996 Tammone fu ucciso, colpito dal pregiudicato Francesco Pontiero nel corso di un intervento per una rissa segnalata nel rione Cocuzzo. La città di Potenza continua a coltivare la memoria, anche per questo è stata ripristinata la targa nella strada che gli è stata intitolata e che era stata vandalizzata. Per spiegare alle nuove generazioni che chi si spende per la propria comunità, chi si spende con grande senso civico per il rispetto delle istituzioni e dello Stato rimarrà vivo in eterno, a prescindere da quello che accadrà in futuro.